Io ritengo che le periferie vadano certamente potenziate, vadano infrastrutturate, vadano assegnate alle periferie tutte quegli strumenti in grado di far sì che non vi siano disparità tra cittadini del centro cosiddetto e delle periferie, perché i cittadini sono tutti uguali. E quindi non posso non essere a favore ovviamente della mozione presentata dal collega Massimiliano Di Cuia, però io devo anche riflettere su alcuni aspetti che, se da un lato questa amministrazione a parole era presente nel programma la centralità delle periferie, lo sviluppo delle periferie, come si suol dire, si predica bene, molto bene, e si razzola male, molto male. Beh, il pensiero non può non andare alla soppressione degli uffici di Paolo VI. E allora vorrei capire, negli uffici amministrativi di Paolo VI, vorrei capire come funziona questo sviluppo di Taranto nelle periferie. Da un lato gli annunci e dall'altro le mutilazioni. Quando poi vediamo che a esporre queste critiche non siamo solo noi consiglieri di opposizione, si potrebbe dire scontato, no? Cioè, questa è la scoperta dell'acqua calda, ma vedere dei banchetti al quartiere Paolo VI del PD, Partito Democratico, che è fino a prova contraria il partito di appartenenza del sindaco di Taranto Rinaldo Melucci. Allora qui io evidentemente vado in confusione, evidentemente. Può rimanere sul tema trattato, grazie. Presidente, sto parlando della centralità delle periferie, con particolare riferimento quindi alla necessità dei nuovi presidi di polizia, e evidenzio che evidentemente c'è una, come dire, una discronia nell'amministrazione comunale, perché, ripeto, si dice una cosa e se ne fa un'altra, e all'interno della stessa maggioranza, dello stesso partito PD cui appartiene il sindaco, da questo partito partono le critiche al sindaco, all'amministrazione comunale, per come vengono mortificate le periferie. Vedi il caso della soppressione degli uffici comunali di Paolo VI. Allora io vorrei capire tutte queste mozioni che noi stiamo presentando, e ripeto, faccio un discorso bipartisan, lasciamo perdere anche le appartenenze, maggioranza e opposizione, ma domanda, tutte queste mozioni, tutte queste che vengono presentate, quelle che vengono approvate, no? Abbiamo visto il caso dei parcheggi a pagamento a tariffa agevolata, poi che fine fanno, che senso hanno, che significato hanno, se poi con un colpo di mano l'amministrazione centrale, il sindaco, nella fattispecie l'assessore Giorno, hanno detto noi abbiamo deciso così. Come si diceva nei sistemi dittatoriali romani, no? Sic volo, sic iubeo, così voglio e così ordino, così dispongo, perché questa è la mia volontà e quindi voi potete sbattere come volete, io decido così. A questo punto viene ulteriormente mortificata quella che è la volontà sovrana dell'assise comunale, perché in quella circostanza la mozione, non mi interessa se a causa dell'astensione del PD, non mi interessa, là il Consiglio Comunale ha votato una mozione che diceva ripristino. Si avvia la conclusione, per favore. Agevolare. Quindi, Presidente, a questo punto io mi domando e domando all'amministrazione comunale, cioè, a che gioco stiamo giocando e soprattutto quale sia il significato di queste mozioni e quale sia la presa per i fondelli della centralità delle periferie.